Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal campo comunale di Usini. Tra pochi minuti, proprio su questo terreno di gioco sintetico, su questo campo andranno a sfidarsi Atletico Uri e Sorso. Quella di oggi potrebbe essere una giornata storica per la formazione giallorossa. Io sono in compagnia del presidente Salvatore Ardu, che ringrazio intanto e saluto per essere qui con noi. Allora, presidente, quella di oggi, l'abbiamo detto, potrebbe essere una giornata storica, però prima c'è una partita da affrontare, una partita molto difficile contro un avversario determinato. Assolutamente sì, buonasera intanto. Sì, è una partita storica per quel che ci riguarda, chiaro, potrebbe determinare la promozione in eccellenza, già lo era storica appunto quella dell'anno scorso, della conquista della promozione, questa così. Duplichiamo la storia, così, se possiamo dire in questo modo. Chiaro, giochiamo contro una squadra che è determinata, lotta per appunto ha problemi di classifica, i punti per loro sono importantissimi, però noi il nostro unico obiettivo è quello di fare i tre punti, chiudere il campionato oggi, ci metteremo il massimo nostro impegno come abbiamo messo sempre. E poi niente, noi siamo soddisfattissimi di tutto quello che abbiamo fatto. Analizziamo anche quello che è stato un pochino il cammino nel vostro 2015, un cammino fino ad adesso perfetto, senza sconfitte. Ecco, dove sono i punti di forza di un cammino così esaltante? Beh, i nostri punti di forza sono chiaramente intanto la serenità di gruppo. Noi siamo un gruppo di amici appunto che ci alimentano la massima disponibilità e passione per portare avanti questo progetto che appunto abbiamo già da qualche anno. Senza avere nessun tipo di assillo, nessun tipo di problema, però abbiamo allestito anche quest'anno un'ottima formazione. Già a settembre, quando è stato il campionato, eravamo una buona squadra, poi a dicembre abbiamo verificato e abbiamo avuto così, abbiamo fatto degli inserimenti mirati per quel che ritenevamo opportuni, e quindi è chiaro che la squadra poi, con l'innesto di alcuni elementi importanti all'interno di un gruppo già importante, non poteva che far bene. Poi chiaro, il calcio è quello che comanda, il pallone è tondo, come suol dire. Prima posizione, più 8 sul Tonara, sembrerebbe quasi un cammino trionfale, in realtà insomma non è stato semplice, ci sono stati anche dei momenti meno felici, voi siete sempre riusciti a superarli e arrivare fino a un passo insomma al grande traguardo. Sì, certo, noi qualche mese fa eravamo con qualche punto di distacco dalla Dorgalesi a suo tempo, con alcune squadre che comunque appunto inseguivano la ex capolista, e tra cui anche noi comunque avevamo qualche punto di distacco. È chiaro che poi abbiamo fatto una striscia importante, tenere il nostro ritmo con questi risultati che abbiamo ottenuto non era facile, e quindi niente, adesso ci apprestiamo a affrontare, speriamo, l'ultimo
l'ultima nostra piccola impresa per poter poi dare una gioia al nostro pubblico che voglio ringraziare, ci ha seguito numeroso in casa, non c'è neanche bisogno di dirlo, ma soprattutto in trasferta, trasferte lunghe, difficoltose, dispendiose da tutti i punti di vista, li voglio ringraziare veramente. Ecco, proprio su questo punto volevo soffermarmi, come ha reagito al paese, si è stretto attorno immagino alla vostra realtà dando una mano dal punto di vista del tifo e anche magari dal punto di vista delle sponsorizzazioni immagino. Beh, noi nel nostro piccolo paese appunto ci sono stati vicino, sì, con tutte le difficoltà del caso, siamo in un momento di difficoltà oggettiva, economica, quindi però ognuno ha dato quello che poteva dare, il massimo appunto per questa squadra, per questa società che è gloriosa, noi abbiamo più di 40 anni di storia, di nostra piccola storia e quindi nell'arco di 3 anni siamo trovati così ad essere catapultati, speriamo nella massima così competizione regionale, cioè l'eccellenza, e niente, quindi ci stanno vicino per, appunto, per quello che riescono a fare. L'obiettivo a lungo termine della società qual è? No, ma noi obiettivi così è facile sparare, non rientra nel nostro modo di fare, noi affrontiamo ogni anno per quello che riusciamo a fare, senza fare passi più lunghi dalla gamba, e quindi vedendo di allestire una squadra senza chiaramente rischiare di fare nessun tipo di negatività per la società. Noi adesso vediamo, abbiamo una buona squadra, abbiamo una buona rosa che secondo me può ben figurare anche nel campionato di eccellenza. Tutto pronto qui al campo comunale Peppino Sau di Usini per questa sfida tra Atletico Uri e Sorso, 28esima giornata del campionato di promozione regionale, girone B, una sfida che potrebbe regalare, lo abbiamo detto in fase di presentazione della partita, la certezza matematica della promozione in eccellenza regionale all'Atletico Uri, alla formazione giallorossa. Infatti manca un solo punto per la certezza matematica della promozione. Le squadre intanto stanno facendo il loro ingresso in campo, presentate dallo speaker ufficiale dell'Atletico Uri. Allora andiamo a dare lettura delle formazioni che tra pochi istanti si daranno battaglia qui sul sintetico di Usini per l'Atletico Uri. Scendono in campo con il numero 1 il portiere Walter Frau, con il numero 2 Nicola Sanna, con il numero 3 Simone Cardone, con il numero 4 Daniele De Logu, con il numero 5 Giuseppe Silvetti, con il numero 6 invece Simone Cirina, con il 7 c'è Luigi Fadda, l'8 è Fabio Mura, il numero 9 dell'Atletico Uri è capitano Antonio Borrozzu, il 10 Matteo Tedde e con il numero 11 chiude la formazione a disposizione di mister Giovanni Muroni, abbiamo detto Marco Pudu. Dall'altra parte invece per il Sorso scendono in campo con il numero 1, anche dall'altra parte, quindi una piccola curiosità, l'altro portiere si chiama ugualmente Frau, con il 2 c'è Marco Cacace, con il 3 Roberto Cacace, il 4 è Fattacciu, con il 5 abbiamo invece Pischedda, il 6 Leoncini, il 7 Canu, il numero 8 è Barsi, il numero 9 Congiato, il numero 10 Ledda, il numero 11 invece è Saba. Vediamo intanto l'Atletico Uri che è in posizione per la foto di rito, l'abbiamo detto. Dunque Atletico Uri, primo in classifica quota 62 punti, più 8 sul Tonara, oggi impegnato a Tergu, Tonara secondo in classifica, dunque potrebbe arrivare proprio oggi la matematica certezza e la festa, insomma, qui al comunale di Usini che si sta piano piano riempiendo, il colore dominante ovviamente è quello dei padroni di casa dell'Atletico Uri, i colori sono quelli giallo e rosso, tante le bandierine distribuite al momento dell'ingresso degli spettatori nel impianto. Ricordiamo anche quella che è invece la terna arbitrale di questa partita, arbitra il signor Scifo di Nuoro, assistito dai collaboratori Faggiani di Sassari e Corda, anche lui di Nuoro. È iniziata intanto la partita, allora anche noi andiamo ad azionare il nostro cronometro. Si allunga un po' il pallone, Cirina riesce comunque a servire il suo compagno di reparto. Ora Ted prova il filtrante, intercettato tra le linee, si fa vedere il numero 11 dell'Uri, Marco Pudu però fermato, provato intanto il suggerimento dall'altra parte in verticale a cercare Saba, pescato in evidente posizione di offside,
direttasport.it e sardegnasport.com a offrirvi il calcio di promozione oggi qui in differita. In realtà la partita sarà visibile a partire da lunedì sul nostro canale YouTube. Grande calcio, dicevamo, di promozione, girone B, lancio lungo anche qui, sbagliato da parte dell'Atletico Uri, operazioni di recupero del pallone che vanno un po' per le lunghe. Dicevamo allora che all'Uri manca un solo punto per la certezza della promozione. Uri che è imbattuto nel corso di questo 2015, pensate, ha collezionato la bellezza. Tanto andiamo a seguire, prima di ricordarvi le statistiche, andiamo a seguire l'iniziativa che però non è andata a buon fine da parte del numero 8, si trattava di Fabio Mura, dicevamo, Atletico Uri imbattuto nel 2015. Praticamente un percorso netto fatto di 10 vittorie e 2 pareggi per la formazione di casa. Calcio d'angolo messo fuori di testa, si avventa sul pallone ancora il numero 8 Fabio Mura, che cede comodamente all'indietro dove agisce il numero 4 Daniele De Logu, palla sulla destra a cercare Fadda. Fadda decide di evitare i rischi e di riniziare direttamente da Walter Frau. Il rilancio lungo di Frau, la sponda di testa da parte di Cirina, che riesce soltanto a prolungare la traiettoria della sfera, controllata poi dal sorso. Si lotta sul pallone alto e viene fuori una rimessa laterale in favore del sorso. Se ne incarica il numero 5 Pischedda. La rimessa di Pischedda, capisce tutto però il numero 3 Simone Cardone. Nuova rimessa in gioco dalla destra, avanza a piccoli passi il sorso, ora si gira bene il giocatore in maglia numero 4 Fattacciu, manovra ancora sulla destra il sorso, ora viene fermato Congiatu che poi va a commettere fallo su Cardone che gli aveva soffiato la sfera. 3 minuti di gioco qui al comunale Peppino Sau di Usini, 0-0 il punteggio tra Atletico Uri e Sorso. 28esima giornata del campionato di promozione regionale, qui un rimpallo con protagonista Marco Puddu. Nulla di fatto, la palla che scivola lentamente ancora tra i piedi dell'estremo difensore di casa, Walter Frau. Lancio lungo ora a cercare il numero 7 Fadda anticipato di testa molto bene dal suo marcatore, prova a imbastire una nuova azione d'attacco Luri con la bella sponda di petto da parte di Borrozzu. Puddu allarga sulla destra dove c'è Tedde prova a mettere al centro e il rimpallo che stava per favorire Fadda riesce in qualche modo a liberare la difesa del sorso. De Logu all'indietro per Cirina possente ed esperto difensore dell'Atletico Uri. Tanto giro a vagare nella penisola per lui, ha vestito anche la maglia del Cagliari. Lancio in direzione di Borrozzu, la sponda pregevole da parte di Borrozzu. Non riesce però ad avanzare Luri che rinizia nuovamente da Frau. Silvetti, ora in possesso della sfera il giocatore ex Taloro Gavoi. L'errore in appoggio che premia Fadda in verticale, prova ad andare da Borrozzu. Buono però l'intervento difensivo da parte di Leoncini, in tackle scivolato a intercettare un passaggio che stava per mandare in porta il giocatore dell'Atletico Uri. Attenzione qui, da quest'altra parte c'è spazio per Saba, palla al piede, entra in area Saba, il doppio passo, il tiro con il mancino, palla ampiamente sul fondo, però un primo sussulto da parte del sorso in contropiede sulla sinistra. Saba ha potuto usufruire di tanto spazio, è riuscito a liberarsi per la conclusione però imprecisa e nulla di fatto. Ennesima ripartenza dalle retrovie dell'Atletico Uri con Simone Cirina. Lo scambio ancora con Cirina, che ora prova ad andare dal numero 11 Puddu, fermato irregolarmente. Secondo il direttore di gara, Scifo di Nuoro, già battuta la punizione con Tedde per via centrale, allarga sulla destra per la corrente Sanna.
Ancora Ted, Borrozzu di prima intenzione, anzi si trattava di Puddu a cercare Borrozzu. Borrozzu vorrebbe un fallo di mano da parte del suo avversario. Qui invece viene fischiata la spinta di Silvetti ai danni di Saba e calcio di punizione in favore del Sorso. Il tocco all'indietro per il capitano numero 3, Roberto Cacace. Attenzione ancora a Canu. Buona però la guardia di Silvetti. Silvetti che riesce a mantenere il pallone in campo, anzi no. Non è così secondo l'assistente dell'arbitro. Dunque rimessa in gioco in zona d'attacco per il Sorso. Viene fuori molto bene Sanna. Il rilancio lungo a cercare Borrozzu, anticipato. Ora la palla per il numero 10, Ledda. Ledda sbaglia tutto però, allora può ripartire Luri. Delogu, sbaglia anche Delogu. Altro errore in fase di appoggio. Allora si gira Saba contro Cirina. Cirina gli soffia il pallone. Allora Delogu, Borrozzu. Non c'è il fuorigioco di rientro che chiedeva invece la difesa del Sorso. La chiusura, ma arriva ancora il numero 7, Fadda. Costretto a indietreggiare Ted. Puddu si gira molto bene, Puddu va via un avversario, poi ci mette il corpo il numero 10 Ledda in maniera irregolare secondo Schiff. Dunque calcio di punizione in favore dell'Atletico Uri. Siamo attorno alla tre quarti, posizione centrale per l'Atletico Uri. Nella zona delle operazioni c'è Marco Puddu in maglia numero 11, andrà a battere con il piede mancino. Tutto pronto per il fischio della punizione. Sono saliti tutti i corazzieri dell'Uri, a cominciare da Simone Cirina. Arriva in questo momento il fischio dell'arbitro. Palla al centro dell'area, la battuta volante da parte di Capitan Borrozzu. Non è riuscito a inquadrare la porta però l'ex attaccante del Tavolara, che viene comunque applaudito dal pubblico. Registriamo dunque anche il tiro in porta dell'Atletico Uri, che arriva esattamente all'ottavo minuto di questo primo tempo. Ricordiamo intanto quella che è la situazione di classifica. L'abbiamo detto, Atletico Uri in prima posizione a quota 62 punti, in vantaggio di 8 lunghezze sul Tonara, che è secondo. Terza è la Dorgalese a quota 52. In questo momento le due formazioni sarebbero, queste ultime due formazioni sarebbero quelle che andrebbero a giocarsi la promozione tramite i playoff. In corsa però ci sono ancora Montalbo e Usinese. Nelle retrovie invece della classifica sgomitano Ozierese e Codrongianos. Invece Arizzo e Fanum Orosei vanno a chiudere la graduatoria. C'è anche ovviamente la formazione ospite, che è quella del Sorso, che sta cercando di ottenere la permanenza nella categoria, evitando anche la lotteria dei play-out. Calcio di punizione intanto al decimo di gioco in favore del Sorso. Se ne incarica il numero 10 della formazione ospite, Ledda. Fischiata però una spinta di Saba, non è d'accordo l'attaccante ospite. E dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore dell'Atletico Uri, ancora con l'estremo difensore Walter Frau. Il rilancio lungo da parte di Frau a cercare la testa di Puddu, riesce a spizzare di testa Puddu, però attenta alla retroguardia del Sorso, che ora prova a ripartire. Il suggerimento centrale ancora per Ledda. Ledda va sulla sinistra dove c'è Saba. Coraggioso il sinistro di Saba, è anche un po' pretenzioso il suo tentativo. Palla dunque invitante, difetta certamente di coraggio il numero 11 bianco-azzurro. Cirina, per via centrali c'è Silvetti. Poggia all'indietro di Ted, riparte ancora Silvetti per Cirina.
Cirina sul pressing, si libera bene. Allora Silvetti, scusate, si trattava di Cirina in precedenza. Nulla di fatto comunque sul lancio lungo e riparte il sorso. Spalla la porta, c'è il numero 7, Canu. Canu riesce a servire ancora Leda, ha spazio Leda, alza la testa. Lancio lungo sulla destra, l'anticipo ottimo da parte di Cardone. Attenzione perché riparte Luri, ancora con Cardone. Anzi, si tratta del numero 8, Fabio Mura. Messo giù. Alle spalle. Il giocatore in maglia giallo-rossa e calcio di punizione da posizione invitante. Già battuto. Si lotta attorno alla sfera dell'Ogu, prova il lancio lungo. Capisce tutto però la difesa del Sorso. Sbaglia intanto l'appoggio Nicola Sanna. Cercato ancora Saba, controllato bene da Silvetti. Ora si avventa sulla sfera Fadda. Tedde, il tocco per liberarsi ma perde il controllo del pallone. Allora Ledda in verticale a cercare il numero 8 Barsi. Barsi che aveva spazio, tanto spazio davanti a sé. Lancio però troppo lungo e può comodamente controllare Walter Frau. Lancio lungo di Cirina a cercare la testa di Mura. Palla troppo alta e si spegne direttamente in out. Ledda gira di prima intenzione, salta Tedde, arriva sul pallone Fadda. Pallone lungo a cercare Borrozzu, stacca di testa Borrozzu, pregevole la sua spizzata. Dall'altra parte arrivava suo compagno, però viene fermato per una posizione di offside l'attaccante dell'Atletico Uri. Attenzione l'anticipo da parte di Tedde. Tedde che riesce ad appoggiare all'indietro. Il tocco da parte dell'arbitro che favorisce il contropiede da parte del Sorso. C'è spazio sulla destra per Canu. Canu mette al centro, ma è attento Silvetti che mette fuori. Attento sulla linea di passaggio dunque Silvetti, il difensore ex Taloro Gavoi. Rimane comunque in zona d'attacco il Sorso con il numero 2 Marco Cacace. Scambiato con Canu, palla al centro da parte di Canu, palla imprecisa, troppo lunga, che si spegne sopra la traversa della porta difesa da Frau. 14 minuti di gioco qui al comunale Peppino Saudi Usini, 0-0 tra Atletico Uri e Sorso. Il rilancio lungo da parte di Frau. Ora Saba toccato da dietro da parte di Simone Cirina. Ancora a terra Saba. Ed è necessario l'ingresso in campo dello staff medico del Sorso. Nell'ultimo turno il Sorso è andato a trovare un importantissimo successo in casa del Codrongianos per 4-3. Tanto c'è anche una piccola curiosità che invece riguarda l'Atletico Uri. Possiamo invece raccontarvi l'Uri che in questo momento ha 62 punti, ovvero esattamente gli stessi che 2 anni fa permisero alla formazione giallorossa di vincere il campionato di seconda categoria. Un'ascesa inarrestabile quella dell'Atletico Uri. Intanto seguiamo questa palla difficile che incoccia sulla traversa. Traversa del Sorso al 15° minuto, direttamente su calcio di punizione. Intanto qua messo giù il numero 10 Ledda. Pubblico ospite reclamava un cartellino giallo. Scifo però decide di mantenere nel taschino il suo cartellino. Dunque altra punizione di cui si incarica Ledda. Stavolta sceglie di andare al centro, non riesce ad arrivare sul pallone Cirina.
si avventano sia Mura che il numero 9, si tratta di Congiatu. Palla che termina fuori. E ancora il Sorsu in zona d'attacco. A sorpresa in queste prime battute è la formazione ospite a essere più pericolosa. Sorso che cerca, lo abbiamo detto, la salvezza. La palla che arriva al centro, ora non esce Frau. Palla messa fuori, prima di testa, poi da Ted in seconda battuta. Arriva Puddu sul pallone, prova a sfidare in velocità Ledda. Ledda che frappone il corpo e fa valere il fisico. L'errore poi in fase di appoggio con il passaggio semplice che Barsi non riesce a controllare. Palla fuori e rimessa in gioco da parte dell'Atletico Uri, che si affida ancora a Silvetti. Silvetti alza la testa, va dall'altra parte dove c'è Cirina. Solito giro palla arretrato da parte dell'Atletico Uri. Sventagliate, cambio di campo, sul quale però fa buona guardia Canu. Ancora Canu, si libera bene. Ora Leoncini, lancio lungo a cercare Congiatu. Palla troppo lunga per Congiatu. È rimessa dal fondo per Walter Frau. 17 minuti di gioco qui al comunale Peppino Saudi Usini. Directasport.it, sardegnasport.com. Le indicazioni anche da parte del tecnico del Sorso le avete forse sentite in sottofondo. Qui si lamenta invece per un altro tocco duro. Puddu rischia il cartellino giallo, il numero 6 Leoncini, cartellino giallo che non arriva, scusate. C'è però il calcio di punizione in favore dell'Atletico Uri. Dalla sinistra è pronto Puddu. La palla che arriva al centro a cercare Ted e Cirina. C'è però la posizione irregolare segnalata dal secondo assistente. Nulla di fatto. Provato a far valere però tutta la sua pericolosità nei calci piazzati l'Atletico Uri. Atletico Uri che è anche il miglior attacco di questo campionato. Un attacco esplosivo con ben 84 reti segnate. Abbiamo visto qui intanto il lancio in verticale. Ancora per Sava. E ancora la posizione di offside da parte dell'attaccante ospite. Ora Puddu parte, palla al piede. Puddu si lamenta per un fallo. Nemmeno in questo caso arriva il fischio dell'arbitro, che sta permettendo diversi contatti. Si lamenta a gran voce il pubblico di casa che voleva il calcio di punizione. Anche in precedenza Puddu aveva provato a sfidare in velocità Ledda, non riuscendo a superarlo. In entrambi i casi il giocatore in maglia giallorossa ha reclamato un fallo che non è però stato ravvisato. Il rilancio lungo da parte di Frau a cercare Borrozzu, la lotta fisica che premia comunque il Sorso. Stavolta arriva il calcio di punizione, si accendono un po' gli animi con il numero 4 Fattacciu che lamenta probabilmente un fallo a gioco fermo da parte di Borrozzu. Nulla di fatto comunque. Ora il lancio in avanti ben controllato da Silvetti. In ogni caso c'era la posizione di offside. Ted all'indietro, ora Sanna ha ceduto a Silvetti, alza la testa a Silvetti, va a cercare Borrozzu. Borrozzu anticipato bene da Cacace. Attenzione a Saba che prova a beffare Frau. Frau che però era pronto, non si era spostato troppo dai pali, riesce dunque a far suo senza troppi problemi il pallone. Attenzione perché ha rubato palla nuovamente il Sorso. Ora Ledda, lo scambio con Fattacciu, fa buona guardia di testa il numero 3 Cardone. Ancora Cardone in possesso del pallone, cerca Puddu. Puddu attaccato da Ledda e arriva il calcio di punizione stavolta. Ancora lo scontro tra Ledda e Puddu. Stavolta Scifo opta per il calcio di punizione in favore dell'Atletico Uri. La sponda di testa
doveva forse saltare Borrozzu. Era proprio il bomber dell'Atletico Uri, il destinatario del lancio lungo. Borrozzu, che è stato però anticipato in questo caso da un compagno. Si lotta qui sul pallone con Sanna e il numero 2 Cacace. Rimessa in gioco già battuta dall'Atletico Uri. Sul pallone, secondo l'arbitro, l'intervento di Cacace, il tocco di Delogu, arriva sulla sfera il numero 10 Ledda, sventagliata, imprecisa, a cercare Congiatu. Palla troppo lunga. Rimessa in gioco già eseguita, palla per Borrozzu. Sale il coro dei tifosi di casa, attenzione, il retropassaggio sbagliato, il tiro e il gol! L'Atletico Uri è in vantaggio, il gol di Marco Puddu al minuto 22 del primo tempo. L'Atletico Uri è in vantaggio, ma che regalo da parte della difesa nel sorso, retropassaggio sbagliato, Marco Puddu con grande freddezza ha fatto secco Frau e ha infilato la palla all'angolino per il vantaggio dell'Atletico Uri qui al comunale Peppino Saudi Usini. La formazione di casa è in vantaggio, il gol di Puddu ed è il gol che vale il vantaggio. La formazione di casa, vantaggio che potrebbe essere pesantissimo. Tanto attenzione perché c'è la reazione del sorso con la palla lunga controllata dal numero 7 Canu. Canu spalla alla porta, attende l'arrivo di Cacace, il cross di prima intenzione da parte di Cacace, molto bravo qui nell'uscita Frau, che ha anticipato anche il tentativo da parte di Saba. Saba che si faceva minaccioso nell'area piccola. Mura qui anticipato. Atletico Uri però ancora in possesso della sfera, cercato Borrozzu, lascia sfilare il pallone, poi c'è il tocco da dietro alle spalle di Mura. Comandato il calcio di punizione a parte del signor Scifo. Calcio di punizione dalla sinistra, posizione defilata e salgono tutti i saltatori in maglia giallo-rossa. Barriera a 3 scelta da Frau. Sembra ora tutto pronto per la battuta del calcio di punizione. Arriva il pallone molto alto a cercare ancora Puddu, fa buona guardia a Canu, esce molto bene in questo caso il sorso. Ora Canu, tocco impreciso, però arriva Delogu, si lotta sul pallone ora con Saba, la Veronica di Saba messo giù dal tocco di Cardone. Un pizzico di nervosismo, nulla di che. Comunque calcio di punizione già battuto dal sorso con Cacace. Cacace riesce a girarsi bene, arriva però la guardia di Sanna, attenzione perché c'è Borrozzu, lo stop volante di Borrozzu, ma arriva la chiamata ancora del secondo assistente, non era fuori gioco secondo Borrozzu. Ha già recuperato palla però l'Atletico Uri con Ted, il tocco all'indietro per Sanna, ora Silvetti. Silvetti allarga il gioco sempre per Sanna, c'è da questa parte il numero 7 Fadda, ora Puddu. Puddu attaccato da ben due avversari, decide di tornare indietro, serve centralmente Ted per Borrozzu. Borrozzu ancora la sponda, l'inserimento cercato da parte di Mura, nulla di fatto però. Riparte allora il sorso, palla recuperata senza fallo secondo il direttore di gara. Arriva Ledda in seconda battuta, riesce a recuperare la sfera e a farla sua. Leoncini, lancio lungo a cercare ancora Saba, ennesima posizione di offside parte di Saba, innescato ancora con la sua velocità, prova spesso a sfidare la linea difensiva giallo-rossa il giocatore in maglia numero 11.
26 minuti di gioco qui al comunale di Usini. Il punteggio è cambiato. Atletico Uri 1, Sorso 0. Il gol lo ha realizzato Marco Puddu proprio qualche istante fa. Atletico Uri che sembra salito di colpi dopo il vantaggio, probabilmente anche la pressione di dover fare risultato a tutti i costi. Stava giocando a svantaggio della formazione di casa, formazione di casa che ora si divora il raddoppio con il colpo di testa sotto porta da parte di Fabio Mura, solissimo Fabio Mura davanti a Frau, ha graziato il portiere ospite spedendo alto. 27 minuti e ancora grande occasione per l'Atletico Uri con Fabio Mura. Prova a rispondere il Sorso che era sembrato in buona giornata prima del vantaggio dell'Atletico Uri. Qui ci ha provato il numero 9 Congiato. In due tempi Frau è riuscito a controllare un pallone non difficile. Mette palla a terra, ora Frau osserva il piazzamento dei compagni. Rilancio lungo a cercare la torre Borrozzu. Borrozzu si fa largo a sportellate. Ora il gioco pericoloso ai danni di Ted. Chiede scusa a Ledda. Il calcio di punizione già battuto dall'ex giocatore del Alghero. Tornato sulla sfera il numero 7 Fadda. Palla alta, fa sua Ledda. Bello stile Ledda, prova a innescare Saba. Saba anticipato da Silvetti. Silvetti che con grande mestiere va poi a subire il fallo parte di Saba e dunque calcio di punizione in favore dell'Atletico Uri. Falli giocare! La battuta di Walter Frau, ennesimo suggerimento per Borrozzu. Borrozzu che protegge la sfera da manuale. Ora Puddu si fa largo. Puddu, attenzione al suggerimento in verticale a cercare Fadda. Fadda che non è riuscito però a crossare prima che la palla uscisse fuori dal rettangolo di gioco. Sanna a fermare la ripartenza da parte del numero 9 Congiatu. Cacace, lancio lungo per Saba, controllato al solito da Silvetti. Posizione di offside, se non abbiamo visto male. Si lamenta Saba e riparte. Allora al piccolo trotto l'Atletico Uri. Atletico Uri che ora ha trovato il vantaggio, non ha grande interesse a accelerare i ritmi dell'incontro. Si lotta attorno al cerchio centrale di centrocampo. Palla per Puddu, arriva Tedde. Tedde guarda al centro, il cross di Tedde, la palla insidiosa qui ora si avventa ancora Puddu. Puddu lascia scorrere il pallone, si libera della guardia di Ledda per vie centrali. Ora il suggerimento per Cardone, prova ad andare via Cardone, palla al centro, ancora libera di testa Cacace, Marco Cacace. Ed è pericoloso ogni volta che riesce a portarsi a ridosso dell'area di rigore. L'Atletico Uri continua a premere. Fallo laterale battuto in direzione di Cirina, la palla di ritorno a cercare ancora Mura, palla al centro. Deviata però è calcio d'angolo in favore dell'Atletico Uri. Si trattava di Cardone nella circostanza precedente. Calcio di punizione che va, scusate, calcio d'angolo che va a battere il numero 11 Marco Puddu. Nutrita la batteria di saltatori dell'Atletico Uri, l'uscita buona di Frau che sventa la minaccia. Arriva Mura in gioco pericoloso, il difensore del Sorso, e calcio di punizione dalla tre quarti, posizione interessantissima attorno ai 20 metri. Già Borrozzu nella zona delle operazioni, sarà lui a calciare questa punizione con il destro. Preoccupato Frau inizia a
piazzare una nutrita barriera. Ha chiesto subito il pallone il bomber Borrozzo, miglior attaccante dell'Atletico Uri, con 24 reti segnate fino a questo momento. Anche Puddu ora. Torno al punto di battuta, il tocco, la battuta di Borrozzo, la palla che si spegne non distante dal palo alla destra di Frau. Da annotare allora un'altra buona occasione per l'Atletico Uri al 32esimo, il calcio di punizione di Borrozzo che è andato a spegnersi non distante dal 7 della porta difesa da Frau. Frau che ha rilanciato il pallone direttamente sulla testa di Cirina. Ledda riesce a toccare in direzione del numero 4 Fattacciu. Guadagna una rimessa in gioco il Sorso. Il lancio lungo a cercare il numero 9 Congiatu. Buona la guardia però di Sanna. Ora la svirgolata e il pallone si spegne oltre la recinzione del comunale Peppino Sau. Rimessa in gioco allora per il Sorso. Sorso che, lo abbiamo detto, ha bisogno di punti per venire fuori dalla situazione di classifica. Il buon anticipo da parte di Cirina. Palla scodellata, arriva Sanna, controlla Tedde, è attorniato da tre avversari, riesce a proteggere in qualche modo Tedde. Sanna ora Fadda ha toccato all'indietro in direzione di Silvetti. Silvetti che dirige con esperienza le operazioni. Qui il tocco di Fattacciu, palla lontana su Cirina. Cirina che non la prende bene. Fattacciu voleva chiedere scusa. Difensore ex Viterbese però è piuttosto irritato, non ha gradito la scorrettezza dell'avversario. Continua la diatriba, a distanza tra i due, che non se ne mandano a dire. La battuta in anticipo però da parte di Simone Cirina, dunque bisognerà ripetere la battuta del calcio di punizione. Scifo di Nuoro che vuole un attimino calmare gli animi anche prima della ripresa del gioco. Arriva ora finalmente la battuta lunghissima da parte di Cirina, il tocco di testa da parte di Cardone. Cardone che non riesce però a indirizzare il pallone al centro dell'area. E dunque rimessa dal fondo per Frau. 34esimo di gioco. Ledda. Alza la testa Ledda. Cercare Saba, la sponda di testa di Saba per Congiatu. Congiatu anticipato però ottimamente da parte di Silvetti. Silvetti che rilancia a lungo il fuorigioco di rientro da parte di Puddu. Prontamente segnalato dal secondo assistente. È già stata battuta la punizione da parte del Sorso. Si gira molto bene sul pallone Ledda. Arriva l'intervento da parte del numero 4 De Logu. La spallata di De Logu irregolare secondo Scifo. E calcio di punizione anche qui dalla tre quarti. Addirittura arriva ora un cartellino giallo. Il primo cartellino giallo di questa partita, sventolato sul naso del numero 2 Nicola Sanna. Calcio di punizione dalla tre quarti in favore del Sorso. Posizione leggermente decentrata verso sinistra. Sul pallone c'è il numero 10 Ledda. Vedremo se Ledda andrà a cercare direttamente la battuta in rete. Sembra essere proprio questa l'intenzione del giocatore in maglia bianco-azzurra. Barriera a tre uomini per Frau. Arriva il fischio, la battuta completamente sbagliata però da parte di Ledda. Nessun problema per Frau e buona occasione sciupata dal Sorso. ...35 minuti di gioco al nostro cronometro, 1-0 per l'Atletico Uri sul Sorso. Il gol di Marco Puddu,
che in questo momento regalerebbe all'Atletico Uri la matematica certezza della promozione nel prossimo campionato di eccellenza regionale. Si lotta attorno al cerchio di centrocampo con Ledda, che riesce a sradicare il pallone dai piedi di De Logu. Lancio lungo al centro dell'area, è pronto di testa Silvetti a sventare la minaccia. Ora Puddu non riesce a controllare, Cacace a cercare Congiatu, controllato molto bene Congiatu da Fadda, che subisce anche la carica irregolare da parte del suo diretto avversario. Silvetti manovra sulla linea difensiva, palla difficile per Tedde, arriva Cacace, il rilancio lungo in avanti a cercare Saba, che guadagna ancora con esperienza, un altro fallo, Giuseppe Silvetti. Spesso contro Saba, finora nessun problema per l'esperto difensore dell'Atletico Uri. Avanza Ledda, il filtrante tentato in direzione di Saba. Rilancio lungo da parte di Frau, la palla in direzione di Puddu, anticipato bene Puddu da parte del capitano ospite Roberto Cacace. Provava ad andare in verticale Borruzzo, palla intercettata però con Giatu. Ora Ledda all'indietro, Cacace in verticale, Sanna, tocca poi anche Tedde. Fase abbastanza confusa, qui lo scontro tra i due numeri 10. Secondo l'arbitro il fallo lo ha commesso Ledda su Tedde e dunque calcio di punizione a ridosso del cerchio centrale di centrocampo per l'Atletico Uri. Ancora Tedde, Sanna prova e riesce a liberarsi di un avversario, ancora Sanna contro tre, si torna all'indietro per Fadda cerca la profondità, Fadda il cross al centro per Borruzzo, lo stacco di testa impreciso però. Il tentativo di Antonio Borruzzo, la palla che scendeva, non è riuscito a imprimere forza oltre che precisione al suo colpo di testa Borruzzo. Palla piuttosto distante dal palo alla destra di Frau, attenzione perché prova a ripartire il sorso, ancora il suggerimento in direzione di Saba, ancora Saba in offside, scena già vista più e più volte nel corso di questo primo tempo. Lancio lungo spizzato da Puddu, Borruzzo non arriva sul pallone, prova a salvare Congiatu, nemmeno Congiatu riesce però a tenere la sfera in gioco, allora si riprende con una rimessa in gioco per l'Atletico Uri con il numero 2 Sanna che ha cercato un passaggio piuttosto difficile guadagnandosi le maledizioni del capitano Borruzzo. Roberto Cacace, ora Marco Cacace a cercare Congiatu, palla fuori e nuova occasione d'attacco per l'Atletico Uri con Tedde, il tocco per Fadda prova a cedere a Puddu, non riesce a ricevere Puddu. Il rilancio in avanti da parte di Capitan Cacace, sporcato. Saba, la sponda volante, arriva l'anticipo di Sanna fermato, non c'è fallo secondo l'arbitro, da terra Sanna riesce a toccare nuovamente il pallone che ora arriva dalle parti di Borruzzo, il tocco di Borruzzo, il passaggio di ritorno di Puddu. Arriva però la chiusura coi tempi giusti da parte del numero 6, Leoncini. Attenta la sua guardia su Borruzzo. Ora Puddu. Fadda.
cercava il passaggio di ritorno per Puddu. Rimessa in gioco in zona difensiva per il Sorso. Qui l'errore banale da parte di Ledda, che ha dimostrato più volte nel corso di questa partita di avere delle buone doti di palleggio. Qui arriva però il passaggio sbagliato, attenzione a Borrozzu, lo stop, spalle alla porta, non riesce a cedere a Puddu, ma c'è ancora l'Atletico Urin, possesso della sfera, ora con Mura. Mura prova a dialogare con il numero 3 Cardone. Qualche problema ora per Silvetti, che riesce comunque con grande calma a servire Sanna. Palla addomesticata da Borrozzu, ancora Sanna sulla destra, Sanna entra in area, Sanna prova a mettere al centro, rimpallo che favorisce però il Sorso, che perde però banalmente palla. La conclusione con il destro dal limite dell'area, ci ha provato Matteo Tedde, giocatore in maglia numero 10, palla fuori alla destra di Frau. Cacace si lamenta della scarsa collaborazione da parte dei compagni, trova Saba è costretto ad allargare. Un pallone molto difficile, anzi impossibile da raggiungere per il suo compagno. Tutto facile per Frau, che rilancia in questo momento a cercare proprio Puddu. Mette giù Delogu. Delogu cercava però il passaggio per Cardone, passaggio intercettato, ma sbaglia Ledda. Fadda subisce netto il fallo di Marco Cacace, fallo tattico da parte di Cacace con i suoi, che non erano disposti nella maniera migliore possibile in zona difensiva. Palla sulla sinistra, ora c'è nuovamente Puddu. Puddu si libera di un avversario, palla dentro, il cross al centro e Borrozzu non arriva sul pallone. Bel cross teso da parte di Cardone, Borrozzu per un soffio non è riuscito nella deviazione vincente che avrebbe permesso all'Atletico Uri di raddoppiare. Qui arriva Ledda, prova a mettere ordine. Canu riceve ora il passaggio di ritorno, prova a cercare Congiatu, anticipato di testa Congiatu. Tedde, bene per Fadda, tanto spazio per Fadda che porta palla, prova ad andare via con un numero, voleva il fallo il numero 7 di casa, che aveva provato a far passare il pallone e poi a rincorrerlo. C'è stato un contatto che il signor Scifo di Nuoro non ha considerato irregolare. Atletico Uri che è comunque in zona d'attacco con la rimessa dalla destra vicino la bandierina laterale, c'è Sanna, la battuta di Sanna a cercare Puddu. Puddu non riesce a toccare la sfera. Qui il solito duello tra Silvetti e Saba, chiamato il fallo di Silvetti. Qui un ponte del giocatore in maglia numero 5 giallo-rossa. Calcio di punizione battuto da Roberto Cacace, arriva Ledda. Ledda, un pallone che voleva premiare l'inserimento sulla destra di Canu, palla troppo lunga. Mancano ormai 30 secondi alla fine di questo primo tempo, a muso duro qui numero 8 Mura con l'arbitro, il signor Scifo. Protesta anche il pubblico di casa. La battuta di Cirine, arriva qui il fischio del signor Scifo di Nuoro qui al comunale Peppino Sau di Usini. Dopo 45 minuti di gioco il punteggio vede avanti l'Atletico Uri per una rete a 0 sul Sorso. La rete è stata realizzata da Marco Puddu. Questo punteggio al momento regalerebbe all'Atletico Uri la certezza della promozione in eccellenza regionale.
tutto pronto per la ripresa del gioco qui al comunale Peppino Saudi Usini. Il punteggio è di 1-0 in favore dell'Atletico Uri, il gol segnato a metà della prima frazione da Marco Puddu, che ha capitalizzato al meglio un clamoroso errore da parte della difesa del Sorso. Sono intanto ricominciate le ostilità, nessun cambio né per mister Muroni né tantomeno per mister Levakovic del Sorso. Stessi 22 in campo dunque. Manovra subito l'Atletico Uri in avanti con l'azione solitaria da parte di Puddu. Puddu prova il traversone sul quale fa buona guardia il numero 3 Marco Cacace. Cross al centro per Mura, il tocco sotto di Mura che non riesce a capitalizzare nemmeno questa occasione. Già nel corso del primo tempo Mura aveva avuto sulla testa in quel caso l'occasione buona per il raddoppio, aveva però mandato alto. Qua altra occasione molto importante per il numero 8 giallo-rosso. È iniziato però fortissimo l'Atletico Uri che manovra ancora con Puddu. Ora c'è Fadda, Fadda attorniato da due avversari. Guadagno comunque un fallo laterale. Sul punto di battuta c'è Sanna. Sanna ancora per Puddu, prova a uscire da quella zona. Puddu che guadagna un altro fallo laterale, cercato Fadda, spalle alla porta. Palla che però è uscita in questo caso. Dunque potrà riprendere il possesso della sfera il Sorso. Sorso che ha già rischiato grosso nel corso di questa seconda frazione. Palla ribattuta ora nei piedi del numero 3 Marco Cacace, scusate. Fattacciu ha provato a irrompere, palla che ora è nei piedi di Frau. Frau, pressato da Ledda, decide di non correre alcun rischio. Palla spedita in out. Ora Ledda ha provato a girarsi, è arrivato però in chiusura puntuale Simone Cardone. Stop di petto da parte di Saba che si porta il pallone sul sinistro. C'è il tocco di Cirina, probabilmente con il braccio. Tocco assolutamente involontario da parte del numero 6 giallo-rosso. Distanza ravvicinata. Non arriva dunque il fischio da parte del signor Scifo di Nuoro. Attenzione perché l'Atletico Uri va in contropiede con Tedde. Tedde per Puddu, cercato Borrozzu al centro dell'area. L'anticipo, ma c'è ancora Tedde, palla sul sinistro. Alta la conclusione da parte di Matteo Tedde. Ma altro squillo del Atletico Uri al quarto minuto del secondo tempo, stavolta con Matteo Tedde, il suo sinistro alto sopra la traversa. Fattacciu cercato l'inserimento di Canu, palla all'indietro per Frau. Rilancio di Frau, non ci arriva Fattacciu, si disinteressa del pallone Borrozzu che era finito in posizione di offside. Leoncini ha servito Fattacciu, Fattacciu alza la testa, scivola al momento del passaggio, riesce comunque ad arrivare dalle parti di Congiatu. Congiatu contro Sanna, Sanna che riesce a fermarlo rifugiandosi in fallo laterale. Fallo laterale dunque in zona d'attacco per il Sorso, palla che arriva in questo momento dalla panchina dell'Atletico Uri. Palla a cercare Ledda, Ledda che si gira bene, provato Ledda la conclusione, ribattuta. Attenzione a Borrozzu, la sponda per innescare la velocità di Puddu. Puddu entra in area, Puddu il tiro e il gol! Il raddoppio dell'Atletico Uri! Contropiede fulminante! Orchestrato da Borrozzu e concluso dopo una gran fuga
dal numero 11 Marco Pudu, la sua doppietta. Atletico Uri sul 2-0 contro il Sorso qui al Comunale di Usini. Si avvicina la festa per l'Atletico Uri, 2-0, doppietta di Marco Pudu, che va a ringraziare mister Muroni, è dedicato a lui questo gol. Problema intanto per Borrozzu. Borrozzu che si è fatto male in occasione del raddoppio. Sembra serio l'infortunio per Capitan Borrozzu, che non riesce a continuare. Finisce qui dunque la sua partita. Già mandato un elemento della panchina a riscaldarsi, mister Muroni. Pronto intanto anche un cambio dall'altra parte, sta per entrare il numero 18 Ledda. Cercato il passaggio dentro, intercettato però da parte della difesa dell'Atletico Uri, sopra di due reti, lo abbiamo detto poco fa. Ancora Pudu, acclamato dal pubblico, la fuga in verticale di Fadda, fermato però bene Fadda, e riparte allora il Sorso. Canu, porta palla a Canu, decide poi di andare da Cacace. Marco Cacace nella circostanza. Canu poggia all'indietro. Ora il lancio lungo a cercare Ledda. Passaggio completamente sbagliato, raccolto da Fadda, che non lascia uscire il pallone. Pronto ormai da diversi minuti il cambio che porterà all'ingresso in campo del numero 18 Ninaldeddu. Pallone che però non esce nemmeno in questo caso. Lancio lungo a cercare Ledda, arriva sul pallone Mura che appoggia all'indietro. Il rilancio lungo da parte di Cardone, si lotta sulla sfera, anticipato Pudu. Arriva Canu a cercare Delogu si gira bene, prova a distendersi dall'altra parte. Sanna, chiamato il fallo, e finalmente può arrivare il cambio per il Sorso con l'uscita del numero 4 Fattacciu e l'ingresso del numero 18 Ninaldeddu. Dall'altra parte invece Borrozzu, l'infortunato Borrozzu, viene sostituito dal numero 15, si tratta di Giovanni Cuccu. L'Atletico Uri sostituisce Borrozzu con Giovanni Cuccu. Abbiamo sentito anche allora dalla voce dello speaker l'annuncio del cambio per l'Atletico Uri. Fuori Borrozzu, dentro Cuccu, e fascia da capitano che va sul braccio del numero 4 Daniele Delogu. Arriva in questo momento il fischio dell'arbitro. Palla difficile all'indietro con Ninaldeddu, prova ad andare via. Cirina però riesce, ma solo per un attimo, a fermarlo. Qui esagera Ninaldeddu col doppio passo, finisce per perdere il pallone. Lancio lungo per Cuccu, arriva in seconda battuta Pudu ancora per Cuccu, in area Cuccu, il tiro, la respinta di Frau. Subito un'occasione per il nuovo entrato Giovanni Cuccu. Pronto Frau a respingere, ma attenzione perché c'è il break di Ted, cercato ancora Cuccu. Qua difficile il passaggio.
che la difesa del Sorso riesce a leggere bene, reclama palla. Da questa parte Canu, Canu che viene servito solamente in questo istante. Riceve palla Canu, ha spazio, avanza. Prova lo scambio con Ninaldeddu, palla persa però, arriva Mura. E allora con tutta calma Cardone può andare da Walter Frau. Frau che rilancia a lungo, la spizzata di Cucu, attenzione perché c'è Mura in agguato. Frau risolve tutto con un calcione alla palla. Qui Cardone, si destreggia bene Cardone, arriva Ledda, palla per Saba, si gira Saba, punta Cirina, Saba si sposta la palla sul sinistro, palla arriva tutta e rilanciata in avanti da Cirina, attenzione perché c'è Puddu, lo stop di Puddu che può scatenare la sua velocità. Puddu ancora in possesso del pallone, attende l'arrivo di Mura, Mura che riceve in questo momento, palla dentro ancora per Puddu, fuori gioco però. È arrivata prontamente la chiamata da parte del primo assistente. Pericoloso in contropiede l'Atletico Uri, che ha dovuto registrare l'uscita del suo cannoniere. Ci prova con orgoglio ora il Sorso, attenzione il passaggio per Canu anticipato da dietro da Cardone, Cardone che mette fuori anche il pallone con la testa, ora Mura, c'è De Logu con calma all'indietro per Frau, Frau vede libero Mura, Mura stacca di testa, riesce a servire Cucu, Cucu che aveva provato a prolungare per Fadda, recuperato il Sorso. Ora con Congiatu, Congiatu che arriva sul pallone, prova a puntare a superare un avversario, viene fermato ma c'è ancora Ledda. Leoncini dalle parti di Canu, si libera di un avversario, ora Leoncini per Saba, spalle alla porta, si lotta, duello fisico, messo giù Saba dal fallo di Simone Cardone, calcio di punizione dalla tre quarti per il Sorso. Stesso Saba a servire a sorpresa Canu, attenzione Canu mette al centro e la palla liberata. Ora il tentativo da parte del numero 8 Barsi. Molta confusione, palla campanile, è andato in uscita Frau, Frau che si lamentava di una scorrettezza da parte del suo avversario, del numero 18 Ninaldeddu. Un po' di animosità, si continua a discutere, nulla di che però. Fischiato il fallo ai danni del portiere dell'Atletico Uri. Sarà proprio lui a incaricarsi della battuta in gioco. Arriva il fischio del signor Scifo. Ninaldeddu serve l'arrivo dall'altra parte del numero 9 Congiatu. Congiatu però fermato. Silvetti ora va da Tedde. Tedde alza la testa. Prova a scatenare la velocità di Cucu, Cucu finisce per terra, non c'è però nessun fallo e non c'è tantomeno la concessione del corner per l'Atletico Uri, una circostanza che scatena proteste pur piuttosto pacate da parte dei padroni di casa. Rilancio lungo allora da parte di Frau, stacca di testa De Logu, palla per Cacace, messo un po' in difficoltà Pischedda, si lotta sul pallone, De Logu batti e ribatti, prova a risolvere Cirina, Cucu riesce ad anticipare il tentativo di Barsi, arriva ora Fadda, Fadda semina un avversario, Fadda alza la testa, si accentra, Fadda cambia gioco dove c'è Puddu, lo stop di petto da parte di Puddu che prova la battuta a rete, palla alta e si sente ispirato Marco Puddu,
ci ha provato anche in questa circostanza. Mister Muroni chiedeva forse il taglio da parte di Mura, taglio che non è arrivato. Mura, redarguito dal suo tecnico, Mura che ora va in pressing, riesce a ribattere la sfera sul tentativo da parte di Pischedda. ...16 minuti di gioco qui al comunale di Usini, Atletico Uri 2-2, Sorso 0, la doppietta di Marco Puddu che avvicina l'Atletico Uri alla promozione in eccellenza regionale. Ora lo scambio veloce che porta alla fuga di Mura. Mura costretto ad arrestarsi, attende l'arrivo di De Locu. Mura all'indietro, Cardone, e si riparte da Frau. Frau, dove c'è solamente Canu. Il tocco in direzione del numero 3, Marco Cacace. Capisce tutto però l'Atletico Uri che riparte dai piedi di Ted. Atletico Uri che vanta diversi giocatori di categoria superiore, l'abbiamo detto, Matteo Tedde, anche Simone Cirina, lo stesso Marco Puddu e Antonio Borrozzo, uscito in precedenza, una compagine di tutto rispetto che ha dominato questo campionato di promozione. Intanto si prepara il secondo cambio per il Sorso, è pronto a entrare il numero 17, si tratta di Leoni. Chiedo scusa, di Spanu, numero 17 Spanu, ed è uscito il numero 8 Barsi. Pallone in gioco, prova a combattere Cuccu, una serie di calcioni tra Cuccu e Saba, e Cuccu che rimedia addirittura un calcio, una ammonizione. Ammonizione che fa infuriare, sentirete il pubblico di Fede giallo-rossa. Ci riprova ora il Sorso, palla per Saba, capisce tutto Ted. Si riparte da dietro con Silvetti, ancora Ted in velocità, Ted dalle parti di Cuccu. Cuccu verso l'area di rigore, la finta di Cuccu che ha provato a liberarsi di Cacace. Fatto buona guardia però il numero 3 bianca-azzurro, passaggio in verticale, Ninaldeddu in fuorigioco. Dopo il duello fisico con Silvetti, qui intanto l'arbitro va a dire qualcosa ai giocatori del Sorso intenti nelle operazioni di riscaldamento. Lungo colloquio. Probabilmente il direttore di gara ha sentito qualche parola di troppo. Può riprendere ora il gioco con il calcio di punizione battuto da Simone Cirina. Cirina che è andato a cercare il numero 7 Fadda. Congiatu mette palla a terra. Cardone però è pronto, è tempestivo. Il fallo poi su De Logu. Battuta effettuata troppo presto da parte di Simone Cirina. Qui ancora mister Muroni a parlare con il numero 8 Mura. Cirina per vie centrali, c'è Matteo Ted. La finta di Puddu che premia Sanna. Ora c'è Cuccu in area di rigore. Cuccu si libera di un avversario. Cuccu a porta sguarnita ha salvato il Sorso. Sorso che ora
prova a ripartire in contropiede. Palla per Ninaldeddu, in due risolve Cirina. Era pronto anche Silvetti nella copertura, stacca di testa Sanna, ci arriva però Roberto Cacace. Qui fischiato un calcio di punizione, fallo su Saba. Siamo esattamente al 20° di gioco nel corso del secondo tempo qui a Usini. Atletico Urin vantaggio di 2 reti sul Sorso, doppietta realizzata da Marco Pudu. Marco Pudu che ora si avventa sulla sfera, prova ad addomesticarla. Tempo regge, ora Pudu che chiede un fallo di mano. Non arriva però il fischio arbitrale, attenzione a Ninaldeddu qui. Netta la posizione di fuorigioco da parte di Saba. Beh, ancora un richiamo intanto. Il direttore di gara che parlava con Pischedda. Sanna lungo a cercare Cucu, svetta di testa a Cacace, servito Ledda, si gira Ledda. Nuovo entrato, si trattava di Spanu. Ledda. L'intervento da parte di Sanna, regolare secondo l'arbitro. È stato però l'ultimo tocco da parte del giocatore in maglia giallo-rossa. Già ripartito il Sorso. Ora con il nuovo entrato Spanu. Palla al centro, sono in due, soli in area di rigore. C'è però il fuorigioco di Congiatu. Mister Levakovic chiedeva un suggerimento di prima intenzione che non è arrivato. Palla lunga a cercare Puddu. Arriva in seconda battuta il numero 3 Cardone. Indietreggia Mura e decide di ripartire da Frau. Frau messo un po' in difficoltà con questo pallone. Decide di non rischiare nulla. Il portiere dell'Atletico Uri rilancia direttamente in out. Ora Ledda in profondità. La guardia attenta anche qui da parte di Frau che fa sua la sfera sull'attacco di Spanu. Il rilancio lungo da parte di Frau a cercare Puddu. Ci arriva Pischedda. Attenzione perché c'è Saba contro Cirina. Saba, la finta di Saba che si accentra, palla sul sinistro, il colpo di tacco per Pischedda, palla al centro, ribatte di testa Cardone. In corner, crampi per Cardone. Soccorso direttamente dal suo compagno di squadra. I minuti nel corso del secondo tempo, calcio d'angolo in favore del Sorso. Palla che arriva al centro, Leoncini era arrivato coi tempi giusti. Palla messa fuori, Ninaldeddu provato il numero, andato però a commettere fallo su Luigi Fadda. Silvetti ora per De Logu, dialoga ancora con Sanna. Con la Sanna prolungato questo scambio tra i due, deve risolvere in qualche modo Silvetti che rilancia lungo dalle parti di Cucu, non può arrivare però Cucu. Allora c'è ancora il Sorso con Spanu. Spanu pescato però in offside, se ne accorge solo ora il direttore di gara.
Attenzione allora al sorso con l'iniziativa personale da parte di Spanu. Fermato Spanu, c'è Mura. Si appoggia dalle parti di De Logu, spazio per Cucu che si gira. Arriva l'intervento però in tackle scivolato. Pallone in fallo laterale. Cardone all'indietro per Cirina, la sventagliata di Cirina a cercare Puddu. Puddu arriva per primo sul pallone, se va via Puddu in area, Puddu ancora, la palla al centro per Cucu, in due tempi non riesce a far sua la sfera Frau. Altra occasione allora per l'Atletico Uri, ancora con Puddu, gran protagonista di questa partita, due gol e una serie importante di occasioni create. Calcio d'angolo dalla destra per l'Atletico Uri, palla al centro, messa fuori, c'è ancora Cucu, la finta di Cucu e c'è il fallo di ostruzione, dovrebbe trattarsi di Spanu. Spanu ammonito, in questo caso si era allungato il pallone. Il numero 15, Giovanni Cucu, sul pallone, ancora quello che è fino a questo momento il match winner, ovvero Marco Puddu, attore dei due gol che stanno permettendo all'Atletico Uri di avere la meglio sul sorso. Piazzata la barriera. C'è ovviamente Simone Cirina, ma anche il numero 2. Palla per Cucu, il tiro di prima intenzione da parte di Cucu, svirgolato. Applaude comunque l'intenzione il pubblico di Usini. Leoncini. Canu. Si gira Canu. Mura intercetta solo per un attimo, Canu va a cercare Spanu, arriva però l'anticipo, ancora Spanu di testa, svirgola, in qualche modo prova a risolvere Silvetti, il fallo però su Saba, fallo di Silvetti, che va a chiedere scusa al suo avversario, intanto si prepara per il... Per un nuovo cambio, mister Levakovic che sta mandando in campo il numero 16 Mele, Roggio che fa il suo ingresso in campo con la maglia numero 16. Calcio di punizione dunque dalla tre quarti sul pallone Saba. Arriva la battuta da parte di Ninaldeddu. Palla vicina alla traversa della porta difesa da Frau. Ci ha provato dunque con il calcio da fermo il sorso. Con tutta calma Walter Frau, Spanu lato alla ricerca del pallone, è riuscito a riconquistarlo in qualche modo, anzi no, la rimessa laterale è per l'Atletico Uri, intanto il cambio per mister Muroni. Esce Mura con la maglia numero 8 ed entra invece con il numero 16 Riccardo Faedda. Atletico Uri sostituisce
fatta con Faenza. Abbiamo sentito dunque l'ingresso in campo a parte del numero 16 Faedda. Palla a cercare Fadda. Leoncini ora sulla sfera col sinistro. Leoncini a cercare il compagno, il numero 16 Roggio, nuovo entrato. Palla ancora per Leoncini che decide di metterla giù saggiamente. Si gira Canu. Canu avanza, lancio lungo sulla sinistra, ancora per Roggio, palla troppo lunga. Impossibile per Roggio controllarla. Puddu, spalle alla porta, serve però Saba, attenzione a Saba. Il ritorno però da parte dei difensori di casa che sventano la minaccia e ora partono in contropiede con Matteo Tedde. Tedde per Puddu, c'è Cucu, 3 contro 2, Cucu palla al centro a cercare Tedde. Non riesce però Tedde ad arrivare in tempo utile per la deviazione. Pericolosa ancora in contropiede l'Atletico Uri al 31esimo, contropiede 3 contro 2, il suggerimento di Cucu sul quale non è riuscito ad arrivare Matteo Tedde. E allora c'è ancora speranza per il Sorso che vuole trovare il gol che riaprirebbe questa partita con Ledda. Ora palla per Canu, Canu vince il rimpallo, attende l'arrivo di Saba, Saba però fermato molto bene. Riparte l'Atletico Uri, il tackle scivolato vincente da parte di Delogu. Delogu che difende palla dal ritorno falloso da parte di Pischedda. Molto bravo qui Delogu. Cirina, alza la testa Cirina, lancio lungo a cercare Puddu. Stavolta, nonostante una coordinazione notevole, non riesce Marco Puddu a tenere in campo il pallone. Palla per Spanu, ora sulla corsia di destra. Pischedda. Pischedda per Ninaldeddu, non c'era il fuorigioco secondo l'assistente. Leoncini attaccato da Cucu decide di rifugiarsi dalle parti di Frau. La pressione di Cucu indugia un po' troppo Frau e rischia. Ora Leoncini riceve Canu, questa fase di gara un po' il playmaker della formazione bianco-azzurra. Pischedda con uno strano suggerimento a metà strada tra Ninaldeddu e Spanu. Prepara intanto il terzo cambio mister Muroni, mentre Matteo Tedde mette palla a terra. Messo un po' in difficoltà qui il numero 3 Cardone, se ne va via qui. Intanto Fadda semina un altro avversario, attenzione a Fadda. Fadda punta Leoncini, ancora Fadda si accentra, Fadda prova il destro, palla deviata. Ci arriva poi Frau che fa sua la sfera e va dalle parti di Cacace. Cacace che avanza, grandi falcate, si appoggia poi a Ledda. Roggio, il lancio lungo per Ninaldeddu, attento sulla linea di passaggio Silvetti. Sanna a cercare ancora Puddu. Tedde, arriva ora Delogu che ha scambiato proprio con Tedde, tanto spazio per Cucu, qualche difficoltà nello stop da parte di Cucu che ora prova ad andare via in velocità, ancora Cucu si accentra, palla al piede, chiede palla a Puddu che però è in fuorigioco. Ancora l'Atletico Uri, palla dentro per Puddu, ancora il tentativo e poi si oppone con il corpo Fadda al destro di Cucu. Ancora Luri, pericoloso. Fadda ora per Delogu,
ci arriva Cardone che voleva il fallo, però un fallo che non viene ravvisato. Allora, terzo cambio per mister Muroni, che sostituisce il numero 11 Marco Puddu con il numero 14 Pietro Piga. Meritata quanto mai la standing ovation per il bomber Marco Puddu, autore della doppietta che sta permettendo all'Atletico Uri di avere la meglio sul sorso e fino a questo momento anche di guadagnare matematicamente il salto in eccellenza regionale. Cacace, va via Cacace, palla a cercare Spanu, attenta però la guardia sulla diagonale da parte di Cardone. Frau, rilancio lungo di Frau, Cucu, difetta però di centimetri nel duello con Cacace che ha la meglio, cercato ora Pischedda. Pischedda avanza, palla al piede, cercato ora a centrocampo Ledda. Ledda allarga sulla sinistra dove arriva il numero 2 Roberto Cacace. Ninaldeddu, attenzione in area contro Silvetti. Ninaldeddu, la finta di Ninaldeddu all'indietro, palla al centro dell'area, mette fuori Cirina con la testa. Arriva qui Ted, il passaggio all'indietro, attaccato il nuovo entrato, si tratta di Piga. Piga che perde palla, messo giù Ledda, attenzione, vediamo quale sarà la decisione dell'arbitro. Calcio di rigore, calcio di rigore e ammonizione. Dovrebbe essere il calcio di rigore, il penalty. La chiamata arbitrale, c'è un po' di indecisione, anche la posizione assunta ora dall'arbitro non aiuta. Arbitro che però ha indicato il dischetto del rigore, infatti è tutto pronto per la battuta del calcio di rigore. Calcio di rigore concesso al minuto 37 del secondo tempo. Sul dischetto si porta Ninaldeddu. Ninaldeddu contro Frau. Le ultime proteste da parte di Silvetti. Tutto pronto per la battuta di questo calcio di rigore. Il fischio dell'arbitro, parte Ninaldeddu, il tiro e il gol. Il gol del Sorso che accorcia le distanze al minuto 38 del secondo tempo. Il calcio di rigore trasformato alla perfezione da parte di Ninaldeddu. Walter Frau ha intuito il lato, non è riuscito però a raggiungere la sfera e allora tutto riaperto qui al comunale Peppino Saudi Usini. 2-1 ancora il punteggio per l'Atletico Uri. Sorso che riapre la partita e ora ci crede con Ledda, attaccato da Fadda, riesce a porgere dalle parti del numero 3 Cacace. Cacace che allarga per il fratello, il numero 2 Roberto Cacace. Qui Faedda non è riuscito ad andare via. Poco male per l'Atletico Uri perché c'è comunque un fallo laterale che permette alla squadra giallorossa di respirare un pochino. Atletico Uri che deve fare a meno della fisicità di Borrozzu, che sarebbe senz'altro stato utile in questa fase della partita, se non altro per tenere palla in zona offensiva. Ancora il Sorso con Saba. Impreciso il tocco in direzione di Roggio. Di testa Cacace. Si fa sentire il pubblico di Uri che vuole sostenere la propria squadra in questo momento difficile della partita. Qui arriva il fallo ai danni di Cucu.
e calcio di punizione respira l'Atletico Uri, che deve tenere i denti stretti. Soltanto 5 minuti di tempo regolamentare la separano dalla promozione in eccellenza regionale, ma il sorso si è rifatto sotto. Ora Cucu, il traversone, o meglio qualcosa a metà tra un tiro e un cross. Frau ha fatto suo il pallone, ha già rilanciato a cercare Ninaldedu, autore del gol della speranza per il sorso. Delogu all'indietro, il suggerimento errato però da parte di Cardone, si avventa sulla sfera vagante Faeda che commette un fallo in gioco pericoloso su Roggio. Ha già battuto la punizione il sorso, sembra un po' stanco ancora l'Atletico Uri. Attenzione a Ninaldedu, spalla alla porta, arriva Saba, il tiro di Saba la tiene lì però Frau, che si distende sulla sua sinistra e blocca il pallone. Sospiro di sollievo per il pubblico di Uri. Il rilancio lungo da parte di Frau, Cacace allunga all'indietro per Frau, che deve evitare il corner e deve evitare anche di uscire con le mani dalla sua area di rigore. Ci riesce l'estremo difensore della compagine bianco-azzurra allenata da Levakovic. Ledda alza la testa, c'è Saba ma arriva prima di lui il colpo di testa di Nicola Sanna. Palla al centro e Frau, tempestivo, ancora in uscita, fa sua la sfera. C'era in agguato Ninaldedu. Rilancio lungo, non riesce però a tenere palla l'Atletico Uri. E allora ci crede la formazione ospite, ancora in possesso della sfera con Cacace. Intercetta il passaggio Nicola Sanna, fa dall'indietro ancora per Sanna. Sanna dove però non c'è nessun suo compagno. Si arrabbia mister Muroni e ha ragione. Svetta di testa Cardone, arriva Canu. Palla vagante, il più veloce di tutti è Cucu. Cucu che pasticcia però, arriva il tocco con la mano proprio da parte di Cucu, se non abbiamo visto male. Un pasticcio tra due compagni di squadra, attenzione perché Luri sta difettando notevolmente di freddezza in questa parte della partita. ...42 minuti di gioco e 35 secondi al nostro cronometro. Atletico Uri 2, Sorso 1. Calcio di punizione da posizione interessante per Ninaldedu, che posiziona la sfera nutrita, la barriera schierata da Frau. Arriva il fischio dell'arbitro, la palla di Ninaldedu, palla centrale, conclusione debole, era comunque sulla traiettoria Frau, nulla di fatto. Rimane a terra intanto Ted, che lamenta un colpo. Viene chiamato l'intervento dei sanitari dell'Atletico Uri. Va a dissetarsi il capitano Delogu mentre è ancora a terra Matteo Ted. Ne approfittano per dissetarsi i giocatori di entrambe le squadre. Primi caldi si stanno facendo sentire. Nervosismo sul volto dei dirigenti della formazione di casa. Sembrava l'Atletico Uri aver messo in ghiaccio i tre punti. Per ora c'è da sudare per arrivare fino alla fine con il successo in tasca. È costretto a uscire momentaneamente dal campo Matteo Ted, vedremo se riuscirà a proseguire, pare di sì.
esce dal campo in questo momento Matteo Tedde. Il fischio dell'arbitro. Rilancio lungo da parte di Frau. 4. Intanto saranno i minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Qui lo scontro e il fallo. La carica sul portiere Walter Frau. Andrà a incaricarsi della battuta della punizione direttamente Giuseppe Silvetti. 4 minuti di recupero, intanto lo abbiamo detto. 4 minuti separano l'Atletico Uri dalla promozione in eccellenza regionale. La battuta non precisa, riesce comunque a risolvere l'Atletico Uri, che sbaglia comunque il passaggio con Piga. Ci riprova allora il Sorso. Sorso che ha, insomma, necessità di portare via punti da questo campo per salvarsi. Intanto Cucu in area di rigore, si libera di un avversario. Cucu, il tocco sotto, messo giù, ed è la, arriva l'ammonizione e il calcio di rigore. Calcio di rigore per l'Atletico Uri, che aveva sofferto negli ultimi minuti. Qui Cucu steso da Frau, e calcio di rigore per l'Atletico Uri, che ora sì può veramente chiudere i conti. Calcio di rigore, calcio di rigore per l'Atletico Uri. Cucu sul dischetto, il gol, il gol di Cucu. 3-1 per l'Atletico Uri. Il sigillo di Giovanni Cucu dal dischetto. Sospiro di sollievo per la formazione giallorosa, che adesso davvero accarezza la matematica certezza della promozione. L'urlo di liberazione della panchina dell'Atletico Uri. 3-1 il punteggio qui al comunale. Con l'orgoglio ora il Sorso, Nino Aldedu per Leda, al limite dell'area, il tiro sporcato in calcio d'angolo. 47 minuti e 18 secondi nel corso del secondo tempo. 3-1 il punteggio in favore dell'Atletico Uri. Ora Leda prova la serpentina in area, palla al centro, Nino Aldedu al volo. La palla che danza in area di rigore, prova a mettere fuori Cirina, poi Fadda, ancora Cirina con esperienza, senza fronzoli, palla in tribuna, e serve anche questo a questo punto della partita. Richiama il pallone il Sorso, che ora ci prova con Cacace, mette fuori anche lui senza fronzoli Cardone, raccoglie palla a Tedde, che ora non riesce però a gestirla. Tedde, che era uscito in precedenza, è riuscito però a tornare in campo. Qui la carica fallosa su Faedda, trattenuto vistosamente, e l'ammonizione per Rogio, anche un pizzico di frustrazione per il giocatore ospite. Siamo a 30 secondi. 30 secondi al fischio finale, 30 secondi che separano l'Atletico Uri dalla promozione in eccellenza. Faedda, ora Sanna, la palla per Cacace. Ci arriva ora il numero 2 della formazione ospite, palla rilanciata lunga, si attende solamente il fischio finale e finisce qui. Finisce qui alle 17.50 del 19 aprile 2015. L'Atletico Uri, per la prima volta nella sua storia, guadagna la promozione in eccellenza regionale, battuto per 3-1 il Sorso. È il giorno della festa.
you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all of our vices. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? E noi insomma facciamo le spese. Niente, sono emozionatissimo, è fatta, è fatta. Abbiamo avuto un traguardo eccezionale, inimmaginabile. Anche se avevamo tanti punti di vantaggio, però alla fine bisogna, ci mancavano quelli più importanti. Quindi un grazie a tutti i ragazzi, un plauso al mister, alla dirigenza, al settore tecnico, eccezionali. Guardate, per noi è una cosa grande. Una vittoria un po' col brivido, una partita che era vinta e poi ve l'hanno fatta sudare fino alla fine. Siamo complicata, come il nostro costume, però va bene così, forse è più bella. Allora, mister Muroni, per lei che sapore ha questa promozione? Sospirata, cercata, voluta al termine di un campionato sostanzialmente dominato, però si soffre fino alla fine, lo abbiamo visto anche oggi. Ma nel calcio c'è sempre da soffrire, cioè non si deve mai prendere sotto gamba nulla. Si deve prendere sempre l'incontro, qualunque esso sia, sempre con uno spiccato senso di responsabilità. E noi non abbiamo mai guardato l'avversario in quale posizione di classifica si trovasse. Noi abbiamo raggiunto un traguardo che ci eravamo prefissati dall'inizio e quindi noi abbiamo detto: facciamo il nostro calcio. Dovevano essere gli altri a preoccuparsi, nel caso ci fosse da preoccuparsi, e non noi. I problemi della vita non sono certamente a giocare a pallone. Io ho sempre detto da 42 anni ai miei giocatori, dico sempre: andate in campo, divertitevi con responsabilità. Basta leggere un qualsiasi giornale, aprire un televisore, le disgrazie che stanno accadendo in questo mondo certamente sono i veri problemi. Io questo, ecco, che cosa provo? Esattamente quello che ho provato negli altri 10 campionati vinti, ma questo grazie a una organizzazione di società, in primis. Quando si trova una società disponibile ad accettare le indicazioni dei tecnici e con i quali mette su una compagine, poi l'allenatore deve solo guidarli, deve dare quelle indicazioni utili e prima o poi i risultati non possono che venire. Allora, Matteo Ted, che sapore ha questa promozione? Ma sicuramente sudata, abbiamo dato il massimo e è un sapore speciale, perché portare lui in eccellenza dove ancora non era arrivato è sicuramente un piacere, una goduria immensa. Ecco, che stagione è stata per te? Come ti sei calato in questa realtà? Tu hai giocato in palcoscenici importanti, insomma, che ambiente hai trovato e come ti sei trovato qui? No, una stagione come tutte le altre, a me non interessa la categoria. Sono venuto qua perché a dicembre sapevo che facevano bene, sapevo che trovavo una società sana e un gruppo speciale, perché conoscevo già la maggior parte degli interpreti di questo campionato. Allora, Simone Cirina, con tanto di spumante, allora anche per te insomma questa promozione ha un sapore speciale, anche se hai calcato palcoscenici molto importanti. Ma sicuramente è una cosa importante per la città di Uri e per la società. Quello che devo ringraziare più che altro sono la società che mi ha accolto a braccia aperte, ma più che altro i miei compagni che mi hanno fatto sentire a casa, cosa che non mi era successo in tanti anni di carriera.
un gruppo fantastico a cui devo dire mille grazie a loro. Ecco, è il gruppo, il successo, il segreto del successo dell'URI in questa stagione allora. Sì, ma questo è un gruppo fantastico, l'ha dimostrato da dicembre sino a oggi che ha fatto delle cose strepitose. Grandi uomini, più che oltre a essere grandi giocatori, ma il valore aggiunto è che sono tutti grandi uomini. Adesso è il momento della festa e poi in eccellenza magari ancora con l'URI. Questo non spetta a me decidere, la società... Con loro vedremo cosa farsi, quindi adesso ci godiamo la festa. Ma che sensazione essere decisivo nel giorno decisivo? Beh, super felice soprattutto perché comunque abbiamo stradominato questo campionato e dovevamo chiuderlo più in fretta possibile. Quindi è andata bene e adesso ci prepariamo già per la prossima stagione. Grande bomber Borrozzo, oggi non è riuscito a segnare, ci hai pensato tu. Certo, no, Antonio non si discute perché ha lavorato per la squadra, anche il secondo mio gol è stato merito suo, quindi è un grande, Antonio è un grande. Antonio Borrozzo, uno dei nomi più importanti di questa squadra, una stagione da bomber, 24 reti segnate, adesso è il momento della festa anche per te. Allora, l'obiettivo nostro principale era quello di vincere il campionato e ce l'abbiamo fatta. Personalmente dispiace perché quest'anno ho saltato tante partite e comunque va bene, ho fatto un bel bottino, 24, adesso mi sono fatto male, speriamo che l'entità dell'infortunio non sia grave, però sono contentissimo così, va benissimo, l'importante era vincere il campionato. Per te tante esperienze in Sardegna, fuori dalla Sardegna, vincere qui a URI che sapore ha? Allora, io l'ho detto già l'anno scorso, qua ho trovato un ambiente sereno, di sani principi, cose che da altre parti non l'ho trovate. Si fa troppo affidamento sui soldi, se si vince non veniamo pagati, se non si vince non veniamo pagati, se si vince forse. Cioè qua ci sono state altre, a livello lavorativo abbiamo avuto altre opportunità e quindi i soldi vengono in secondo piano. Qua hanno costruito una squadra su rimborsi spese e comunque hanno dato la possibilità a me per primo di lavorare, quindi la cosa la fai più serenamente, diciamo. Alessandro Piras, anche per te è una grande gioia questa promozione? Sì, è una grandissima gioia soprattutto, questo per me è il secondo anno qua dove la verità ho trovato un ambiente sano, bello, che nel calcio al giorno d'oggi fa molto piacere trovare perché come ben sappiamo non è che ci siano in giro tante società serie come questa, però sono contento della vittoria soprattutto di questo paesino, diciamo, che ritorna nel calcio che conta per la prima volta, scusate, per la prima volta, però ci faremo valere anche là. Sono con Pierpaolo Risso, assessore allo sport del comune di URI. Allora, questa squadra di calcio che tante soddisfazioni sta dando al paese, 3 promozioni in 3 anni, un traguardo insomma importantissimo per la vostra realtà. Io mi ritengo un assessore fortunato perché in 3 anni ho visto 3 promozioni. Questa promozione è frutto del grande lavoro di una società che è sempre stata vicina al mondo del calcio e spero che questi risultati siano d'esempio per i giovani che troppe volte abbandonano lo sport troppo presto. E loro sono sicuramente un esempio da seguire. Qual è il livello di coinvolgimento del paese? Ci sarà festa stasera in paese, immaginiamo. Certo, basta guardare le tribune che erano colme di persone, ma diciamo che è tutto l'anno che il pubblico segue attentamente, anche in trasferta, questa squadra. Io ripeto, portare adesso il nome di URI a livello regionale era un sogno che fino a qualche anno fa non si poteva neanche immaginare. Speriamo che continui così e che le persone siano sempre coinvolte a 360 gradi. Ecco, URI che si iscrive sulla cartina geografica del calcio regionale, chissà magari un giorno anche del calcio nazionale, visto che insomma sognare è gratis comunque. Sognare non ha nessun costo e quindi l'obiettivo è sempre quello di migliorarsi. Adesso vediamo con la società cosa ha intenzione di fare e niente, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per il futuro perché ne avrà sicuramente bisogno.
Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com.